30 marzo 2018 Milano Final Four Championship Game Villanova vs North Carolina, 2016. USA Today ci risiamo. Punto. Dopo il titolo del 2016, i Wildcats tornano alla Final Four, coronando una stagione vissuta in cima alle classifiche. Come ci arriva? Dominando, col pilota automatico. L'autoritaria vittoria su Texas Tech, in una partita abbondantemente chiusa già alla pausa, solo l'ultima di quattro affermazioni ne 26, 23, 12 e 12 punti i rispettivi scarti, in un torneo in cui gli uomini di Jay Wright stanno procedendo senza intoppi. Proprio come per tutti il resto della stagione. L'unico momento di difficoltà arrivato contro West Virginia, agli ottavi di finale. Sotto nel punteggio a ripresa inoltrata, i Wildcats per non si sono scomposti, continuando a macinare la loro pallacanestro e spazzando via l'avversario negli ultimi minuti. Una prova della loro compattezza tattica e mentale. Il coach, scrollatosi di dosso l'etichetta di perdente, tanto stupida quanto scelleratamente comune fino a un paio di anni fa, Jay Wright insegue ora l'elite dei primissimi. Sulle sue capacità tecniche relazionali nessuno ha più dubbi. Soprattutto ora che ha mostrato che il suo sistema può vincere non solo con una difesa ferrea, ma pur con un attacco arioso e produttivo, il primo per punti segnati in tutta la nazione. Ripetersi, a soli due anni di distanza, vorrebbe dire bussare alla porta dell'Olimpo. La prospettiva di costruire una dinastia è la sfida più grande che gli rimane da affrontare. Sul resto, incluse le qualità personali, ha già dimostrato tutto. Il talento, i Wildcats sono squadra di sistema, al pari di Michigan e Loyola, rotazione a 8 a 9 uomini, 6 giocatori in doppia cifra, responsabilità molto distribuite. Se l'orologio funziona perfettamente, per buona parte del merito di Allen Brunson, lei tutto fare che tira col 53% dal campo, segna 19 punti a partita, passa bene, aiuta a rimbalzo, e difende. Un uomo nato per condurre le danze, come gli si era visto nella stagione del titolo, quando era un esordiente, eppure sembrava gli avere alle spalle anni di esperienza. E, forse il favorito al titolo di giocatore dell'anno, visto anche il finale di stagione in calando di Trae Young. Al suo fianco la guardia Mikal Bridges, proiettato a grandi falcate verso il piano di sopra. Non un freshman, non se ne parla con eccessiva frenesia. Ma cresce l'idea che possa essere il colpaccio del prossimo draft. È la storia, dopo la vittoria nei quarti di finale, le celebrazioni sono state sobrie. Stando a quanto raccontato da chi era sul campo, i giocatori stavano andando in spogliatoio senza nemmeno tagliare la retina, e hanno partecipato al rituale con entusiasmo molto moderato. Un segno di come l'attenzione della squadra sia rivolta all'obiettivo finale, picche alla tappa in terme. Arrivare i colpi di forbice sul nylon, per arrivata la chiamata di Josh Hart, una delle colonne portanti della squadra che vinse nel 2016, e ora rookie ai Los Angeles Lakers. Ha parlato con Jay Wright e la squadra davanti a tutti. Poi, per negli spogliatoi partito il gavettone per il coach. Un affronto imperdonabile per l'allenatore ritenuto il più elegante della NCAA. Tra una settimana, potrebbe anche diventare uno dei più vincenti.